Senti, Fabio, tu che ti sei occupato di politica e di comunicazioni esterne, Relazioni esterne, di che ti grazie. occupi, non che ti sei occupato, che ne occupano ancora. Ah, va bene. E quindi cosa pensi di questo tesoretto? Che il forziere è troppo piccolo rispetto a tutto quello che si è rubato alla politica in 100 anni circa di storia. Quindi sono scesa in campo, è giusto che lei scenda il candidato? Questo è molto bello, come ho detto prima, è legato proprio a una metafora reale della politica che ha cambiato il paradigma della politica. Il politico dovrebbe scendere in campo e dovrebbe giocarsi se stesso, la sua immagine, la sua credibilità a favore della gente, perché la politica la si fa per rappresentare gli altri e non se stessi. Ma i finanziamenti a pioggia, a chi vanno? Non ci sono più i finanziamenti a pioggia, andavano nelle tasche dei partiti che non venivano ad adottarli per migliorare quello che poteva essere la condizione della loro presenza in rappresentanza della gente. Quindi pensi che in politica bisogna fare una cordata? No, io penso che in politica chi entra deve entrare con lo spirito di servizio. Sembra una barzelletta, forse lo è, ma questo è il mio pensiero. Quindi per quanto riguarda i pizzini, tu pensi che siano una formula per comunicare al posto delle lettere e delle mail? No, io penso che i pizzini siano la dimostrazione che abbiamo ancora un sistema primitivo che purtroppo è legato alla violenza, purtroppo è legato alla ferocia, purtroppo è legato a un modello che nel nostro paese purtroppo è ancora presente, che si chiama mafia e organizzazioni criminali. Quindi politica, ideologia o poltrona? No, politica è ideale, rappresentare gli altri e occuparsi degli altri e dei loro problemi. E per farlo bisogna essere nei posti dove si può rappresentarli degnamente. Ma non è questione di essere cittadini, è questione di essere persone di buon senso e per bene.